Sono momenti che immagini siano per sempre. Nasci e credi di essere eterno. Pronunci la tua prima parola e non sai che qualcuno un giorno potrebbe vietarti di parlare. Dai il tuo primo bacio e pensi che quell'amore sarà per sempre. Eppure, in ognuno di quegli istanti di vita ci sono infinite possibilità. Infinite direzioni. Tu ne scegli una sola diventa realtà. E le altre? Cosa porterà via con sé ognuna di quelle possibilità non realizzate? E se quella scelta fosse la direzione sbagliata? Mi piace pensare che di fronte a queste infinite possibilità io ho semplicemente scelto di non scegliere. In fondo la decisione più semplice e immediata. Tra coloro che si rammaricano per aver intrapreso la via sbagliata e coloro che si elogiano per aver scelto quella giusta, io non ho scelto. Anche questo è un diritto, no? Il punto è che quando non scegli rimani fermo. Sei una barca a vela in un oceano senza vento. Ti salva solo il tuo ego, che con la sua voce insidiosa continua a suggerirti che in fondo hai preso la decisione giusta. Non devi pentirti, era quello che volevi. È così bravo il tuo ego che anche di fronte all'evidenza ti sostiene nella tua irragionevolezza. Solo la notte lo vince, perché la notte è una fragile signora. Dalla voce suadente. A
volte sei in un incubo. Solo davanti al precipizio. Qualcosa dal fondo ti chiama. Ti invita a lasciarti cadere nel vuoto. Ma in fondo è un'illusione. Difenderti pensando di sottrarti alla vita. Avrei voluto essere uno degli eroi delle fiabe di mia madre. I suoi eroi non erano belli e invincibili. Potevano essere l'anziano che tornava dal supermercato, l'amante della porta accanto, o il bambino disfigato della scuola. Vincere o perdere non era importante nelle storie di mia madre. L'importante era combattere. Bartolomeo. Si chiamava Bartolomeo uno dei personaggi di mia madre. Lui era diverso dagli altri delle sue storie. Era un anziano che trascorreva le domeniche in chiesa alla ricerca di un Dio che non trovava mai e l'intera settimana in attesa di chi l'ha visto. Sognava di trovare una delle persone scomparse, Bartolomeo. Ogni Natale suo figlio lo invitava per festeggiare con la famiglia. E ogni Natale, Bartolomeo trovava il modo di rifiutare quell'invito. Un giorno, Bartolomeo si perse. Finì su chi l'ha visto. Ma a stento lo riconobbe persino suo figlio. Finivo con l'immaginare Bartolomeo vagabondo tra le bancarelle di un mercato mentre cercava persone scomparse e si perdeva. Amavo quel personaggio. Ancora non sapevo di essere come lui. Chi è?
Le storie che contano iniziano spesso da qualcosa di semplice. In fondo non più grande di un chicco di mais. Un dettaglio sfuggito all'attenzione che riappare solo alla luce dei nostri incubi. È allora che lo vediamo. È allora che cominciamo con se avessi detto, se avessi fatto. E quel dettaglio ci rende vulnerabili. Come un cancro si insinua dentro di noi, si espande, conquistando ogni nostra cellula. Come il chicco di mais contiene in sé un'esplosione, e quando questa avviene, allora tutte le nostre paure si realizzano. La bellezza è sotto i nostri occhi tutti i giorni, ma abituati a vederla la perdiamo. Come la ragazza che incontriamo ogni mattina alla fermata dell'autobus, sorridiamo. E lei risponde al sorriso. Quello scambio non muta la nostra giornata, ma la mattina che non la incontriamo sappiamo che manca qualcosa. E il sapore delle ore non è più lo stesso. Suonano come note stonate nel nostro brano preferito. Così, quando torniamo a casa, cominciamo a pensare a cosa avrà mai fatto quella ragazza, a dove sarà mai stata quel giorno, e attendiamo l'indomani con trepidazione, ma il giorno dopo la ragazza non c'è, e neanche quello dopo. È allora che scopriamo di esserne innamorati. Era lei, il tassello mancante del nostro puzzle. I dettagli che ci sfuggono di giorno diventano interessanti peculiarità la notte. E capita che li vediamo solo quando siamo al buio. Ciao. Il mio nome è Alba. Non so chi potrà vedere questo video e non so nemmeno per quale motivo lo sto facendo. Non so come sono arrivata qui. Questo posto non mi piace. Mi fa paura. Ho provato a uscire. Non è possibile. Ho provato con tutte le porte, tutte le finestre. Non riesco neanche a vedere la luce del giorno. Guarda. Ok. Misterioso interlocutore. Da ieri non è cambiato nulla. Però... sapere che forse esisti mi fa sentire meno sola.
o misterioso interlocutore. Sono sola da settimane. Vorrei vedere qualcuno. Ho paura di scoprire dove sono veramente. Eppure sarebbe facile. Voglio aprirla. Mi piacerebbe ricordare di tutte le volte che ti ho visto. Di tutte le volte che ho sognato di incontrarti. Di tutte le volte che ho dipinto il tuo sguardo nei miei disegni. Ogni tua curva, dai fianchi al tuo sorriso, era già stata disegnata nella mia mente. Ma il caos ci ha portato altrove. Persi nel nostro presente, ci siamo ritrovati nel mio mondo. Io e te, soli, senza parole, in viaggio verso i piccoli istanti che ci dividono.
nuvoloso e la temperatura sarà di 9 gradi. Io sono qui, come ogni mattina. C'è chi crede nel caso, chi afferma di poter prevedere il futuro, chi è convinto di poter creare il proprio destino. E poi ci sono quelli come me, quelli che hanno un diaframma tra sé e il mondo e non permettono alla luce di penetrare come dovrebbe. Lasciamo vivere, rovesciamo la clessidra del tempo lasciando che la sabbia ci scorra fra le dita. Mia madre era una che non credeva nel destino. Non ha mai commesso l'errore di voltare le spalle al tempo. Il poco che gli è stato concesso, l'ha vissuto. Sapeva cogliere quell'istante tra il prima e il dopo, in cui tutto di colpo potrebbe cambiare. Veloce come un battito di ciglia, leggero come un soffio di vento, così minuto eppure così grande, capace di contenere in sé il passato e il futuro. Devo a mia madre questa consapevolezza, ancora più dolorosa, perché io quest'attimo non riesco ad afferrarlo. Appartengo alla generazione che ha perso le parole dietro uno schermo di vetro. Appartengo alla generazione che vive di notte, come i pipistrelli, perché ha paura della verità del giorno. Tutti aspettiamo invano una seconda possibilità, che solo virtualmente potremmo creare. Ma tra un istante tutto svanirà e saremo di nuovo soli, nel cuore delle nostre solitudini.